insomma, la squadra migliora e vinto la partita. Sì, poteva andare meglio, senza ombra di dubbio. Ma qua a Pasadena, dove l'Italia ha perso un'altra finale, ancora più importante, 16 anni fa contro il Brasile, la sconfitta contro la Spagna nell'atto finale dell'Europeo brucia forse ancora di più. Eppure, tra gli italiani e gli italoamericani che vivono qui, a pochi chilometri da Los Angeles, la fiducia era tanta. Pochi gli spagnoli, tante le maglie azzurre durante l'esecuzione degli inni nazionali e anche dopo l'intervallo, sotto di 2 gol, c'era chi sperava ancora. È uno scherzo? È uno scherzo? Siamo un po' abbattuti adesso, ma va tutto bene. Adesso c'è l'intervallo, poi nel secondo tempo ci riprenderemo e vinceremo. Come si vince questa partita? Un miracolo. Siamo sotto 2-0, non c'è... Ma speriamo, ci sono 45 minuti. Alla fine la delusione è tanta, anche perché gli spagnoli non concedono neanche l'onore delle armi al toro azzurro ferito e infieriscono senza pietà. E allora, se le furie rosse non rispettano la tradizione, ci pensano gli italiani, che anche se lontani da casa, sanno che la migliore consolazione è sedersi a tavola di fronte a una bella pizza.